E quindi non avete i salmoni di prima, ne avete tantissimi se noi pubblichiamo i nostri fogli di recupero, dove ci sono quasi esclusivamente salmoni, cavedani e barbi. Questi sono i cavi che sono stati recuperati, questi sono le distribuzioni di prima. Questi sono i cavi che sono stati recuperati da loro, cavi, rogge, canali e quant'altro. E qua c'è la distribuzione del pesce e dove ne è stato trovato di più. La Morella nel Giramatore Valese, il Gardon idem, praticamente sono i pesci che scendono dal lago. Idem vale per il Lucio Perca e per il Persico. Scandalo, vabbè, 3 esemplari, come la Tinca, 12 esemplari. La Tinca sarà il nostro futuro obiettivo. Ci stiamo pensando, no? Non c'è il Massimo Comanzi questa sera? Ma un po' me le ha già trovate e vedremo se riusciamo insieme a Alessandro Grassi, che è il chiodo dell'incubatore del Viate Grasso, di cui il signor Badia si sta occupando. Riusciremo a trovare la provincia di Milano. Esatto, riusciremo alla provincia di Milano se troviamo una buona collaborazione insieme ad Alessandro e con il placid dell'assessore di Milano. Se riusciamo a fare un progetto Tinca è una cosa molto interessante, perché la Tinca è un pesce che nelle nostre acque sta veramente sparendo. Quindi è un progetto molto interessante, fuori dal discorso di produzione della torta fare, della torta marmorata o del pembolo o di quant'altro si vuole. Ma la Tinca, diciamo, andiamo a toccare un tasto un po' nuovo, quello di un pesce bianco, non di un salmone. E questo è per quanto riguarda i ricomponenti. No, i recuperi. Poi c'è un paio di ricomponenti. Ripopolamenti. Là. No, recuperi e ripopolamenti, attività ripopolamenti. Attività ripopolamenti, non gestiamo solo i ripopolamenti nelle nostre acque, acquavetti, temoli. Questo qui è l'esperimento di quest'anno, questi sono i temoli che noi abbiamo fatto prima a casa sua e poi gestite nell'incubatore Grignasco. Non ci sono quelli di Grignasco, questa sera un grazie particolare va dato a loro per una gestione buona dell'incubatore, questi altri non ci abbiamo messo le mani, abbiamo rovinato questo, ma niente. Posso chiedere che tipo di tegolo è quello finanziario? Non ci facciamo la testa, il pinna azzurra è una mangiatoria di soldi. Sappiamo benissimo che i valsesiani stanno investendo molto, ma siccome in tutti i trattati scientifici si parla di Timallus timallus, esistono solo delle specie endemiche che sono quello padano oppure quello del bacino del Danubio. Siccome il bacino del Danubio è quello che... il bacino del Re. Sì, va bene. Poi, però se dobbiamo fasciarci la testa, di questi ne possiamo fare tanti, degli altri ne facciamo 3 e ci costano 300.000 euro l'uno. Franchi, scusami, però queste cose qui me le dicono tutti e io mi sono rotto le scatole di sentirmi dire azzurro, verde, blu. Bisogna metterci i pesci, non ti dico di metterci il siluro. Il temolo è temolo, non si mangia gli altri pesci, si mangia le verdine. Un attimo il progetto, il progetto è su un canale artificiale che non può dare nel fiume Sesia. Prende acqua da Sesia ma c'è uno sbarramento invalicabile per cui non può andare, e men che meno può andare dove sono rimasti gli ultimi tre, fino a 2 o 3. Per cui è Marco, l'esperienza l'abbiamo fatta assieme. Il recupero che abbiamo fatto con i pesci che scendono dalla Sesia e erano pinna? Allora non sappiamo benissimo qual è il problema. Pinna avanti. Ecco, sta a noi, diciamo, riportare il temolo e gli appassionati della pesca al temolo, pescare il temolo con la pesca mosca, come si è sempre fatto. E chiaro, l'alternativa deve essere quello, il temolo. L'alternativa è quella, non esistono altre alternative. Non esistono altre parti. Poi ci sono dei posti dove il temolo pinnazzurro effettivamente c'è ancora ed è giusto che ci sia, viene salvaguardato e viene tutelato, cosa che non è stata fatta qui, non è stata fatta, o non è stata fatta, non esistono più le condizioni di fiume, perché poi esistono anche altre motivazioni per cui non esistono. Se andiamo avanti, vabbè, qui sono ancora i temoli, questi sono i pesci recuperati all'interno del canale della creatura e reintrodotti dopo, perché una parte vengono reintrodotti. Questo è il signor Platini che lavora, la prima volta che vedo. Queste sono le trotelline invece che facciamo, questi sono gli avanotti del fario e questi qui sono poi gli avanotti che andiamo a reintrodurre nelle acque pubbliche.
con un progetto fatto con la provincia e una convenzione fatta con la provincia, se veniamo anche tutte le acque pubbliche della provincia di Novara. Anziché 70.000 vanotti, gli andiamo 100.000 per un qualcosa che è 600 euro.